Da Keplero a Lise Meitner, fino ad Einstein, tra cristalli di ghiaccio e altre scoperte che hanno trasportato l'uomo attraverso la storia della scienza, legandole però anche alla situazione e al periodo del Natale. Ne vogliamo parlare anche perché è stato appena pubblicato un libro, Storie di Scienza, da Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento, che è in collegamento con noi proprio dalla sede RAI di Trento. Ciao Massimiano, ben trovato, buonasera. Buonasera a voi. Allora, facciamo un excursus in quelle che sono alcune delle storie, no, che possiamo raccontare questa sera insieme a te. Inizierei proprio dal 22 dicembre 1895, è un anno importante perché in Germania si pongono le basi per una delle applicazioni più importanti, se vogliamo, delle conoscenze scientifiche alla pratica quotidiana, alla salute anche. Sì, qualche settimana prima del 22 dicembre, in modo abbastanza casuale, Wilhelm Röntgen, un fisico, uno sperimentalista molto esperto, ha scoperto dei raggi che lui stesso non sa come chiamare, all'inizio non ci dà troppa importanza, tanto che li chiama raggi X, come dire, poi penserò a un nome migliore. E per sei settimane era talmente scrupoloso, aveva paura di essersi sbagliato, si chiuse in laboratorio e si faceva portare il cibo lì dalla moglie. E poi il 22 dicembre trascina appunto la moglie Anna Berta in laboratorio e fa quella che è considerata la prima radiografia della storia. La vediamo in questo momento, vediamo la fede nuziale della moglie, e la moglie si ritrasse immediatamente quando vide questa immagine e disse: ho visto la mia morte, no? Questa immagine impressionante basata sulle proprietà di questi raggi che Röntgen cominciava a sperimentare. Inizialmente nel periodo natalizio lui mandò un manoscritto per la pubblicazione che fu ignorato, ma poi quell'immagine capitò in modo di nuovo del tutto casuale in mano al direttore di un quotidiano e lui subito avvisò, disse: fermate le rotative e domani questa immagine la mettiamo in prima pagina. Momento in poi i raggi X diventarono la nuova meraviglia, naturalmente importantissime per le sue applicazioni in medicina, come ancora oggi sappiamo, ma diventarono poi anche uno strumento di curiosità, di intrattenimento, usate nel cinema, nella fotografia. Röntgen, che non se ne vorrà più occupare, evidentemente era stufo anche di tutto, era una persona estremamente schiva e riservata, vincerà il primo premio Nobel per la fisica della storia nel 1901. E quindi insomma è una storia veramente importante. E a questo punto io citavo l'inverno, Natale, anche un periodo più freddo che stiamo vivendo in questi giorni, allora ci trasportiamo idealmente nella storia, in realtà andiamo a Praga nel 1610, che Keplero, attraversando a piedi il ponte San Carlo, si accorse di una cosa interessante sotto una fitta nevicata, ovviamente, e ebbe un'intuizione. Raccontiamo anche questa, che è interessante. Sì, lui stava camminando e in realtà era assorto perché stava pensando cosa avrebbe potuto regalare a quello che lui considerava il suo protettore per le feste. All'epoca non è che si festeggiassero le feste natalizie, però diciamo le feste di fine d'anno, e non gli veniva in mente nulla. Dice: non posso presentarmi a mani vuote. Poi notò i fiocchi di neve che cominciavano a cadere sul suo cappotto e cominciò a pensare che forse poteva offrire una strenna, una piccola pubblicazione, una piccola riflessione proprio sulla forma dei fiocchi di neve. Si intitola quest'opera Strenna de Niva Sex Angula. Lui si chiese subito come mai sono degli asterischi esagonali quando cadono i fiocchi di neve. Cominciò subito a studiare e fece tra l'altro elaborò una congettura sulla loro disposizione, cosiddetto close packing, che poi è stata compresa e dimostrata soltanto nel 2014. Quindi fu, anche se era cominciato come un piccolo omaggio scherzoso al suo protettore, fu un Natale veramente proficuo. E poi moltissimi altri scienziati fino ai nostri giorni sono stati affascinati dallo studio
e della forma dei cristalli di neve. Certo, interessantissimo. Sono tutte storie che, tra l'altro, ricordo tu racconti nel tuo libro Natale in discienza, quindi è molto interessante. Abbiamo anche la copertina, forse possiamo farla vedere. E andrei avanti comunque. Natale di scienza, quella qua la stiamo vedendo in questo momento, con tutti appunto la neve attorno, come ci hai raccontato finora. Andiamo avanti, abbiamo poco tempo, però vorrei raccontare ancora la storia anche, per esempio, di Lise Meitner, fisica austriaca di origine ebraica, anche quella è molto interessante. Sì, è una storia molto bella. Lì andiamo al 1938, per l'esattezza. Sì, sì, siamo proprio alla vigilia di Natale del 1938. È una storia molto bella e purtroppo anche molto triste, perché Lise Meitner si trova in Svezia in quanto è dovuta fuggire precipitosamente dalla Germania a seguito delle leggi razziali e quindi un po' anche per svagarsi in questo momento molto difficile la invitano degli amici e colleghi sulla neve in Svezia e qui con il nipote, proprio camminando sulla neve, lei a piedi, lui sugli sci, si arrovellano su uno strano risultato che il suo collega tedesco, da cui si è dovuta superare 8 anni, ha ottenuto in laboratorio, e a un certo punto si fermano in questa camminata sulla neve, si fermano a fare dei calcoli su un pezzo di carta sedendosi su un tronco, e qui Lise Meitner ha l'intuizione di quella che poi diverrà, il termine non è suo, la fissione nucleare, cioè capisce che nei suoi esperimenti il collega Otto Hahn è riuscito effettivamente a spezzare un atomo e quindi è la comprensione di un fenomeno che poi noi sappiamo diventerà tra l'altro tragicamente associato anche con la prima bomba atomica. Sì, tutti questi fenomeni scientifici, chiaramente queste scoperte, come tante scoperte scientifiche, possono essere usate per il bene, per l'avanzamento della cultura e di quello che è lo status della specie umana nel mondo, ma anche purtroppo in senso negativo la storia ce l'ha insegnato, quindi è sempre bene tenere presente questi aspetti. Abbiamo poco tempo ancora, però volevo farti citare ancora il 25 dicembre 1968, che è uno storico Natale, veramente, possiamo dire. Sì, è il Natale che ha cambiato, e oggi lo sappiamo molto bene, la nostra immagine del mondo e di noi stessi, perché è avvenuto il giorno prima, proprio la vigilia di Natale, che William Anders, uno dei 3 astronauti dell'Apollo 8, di una missione che anticipa poi quella del 1969, che sappiamo porterà al primo uomo sulla Luna, E nel corso di questa missione, Anders, la vigilia di Natale, scatta una foto della Terra vista dalla Luna, che diventerà pubblicata, ecco, la vediamo in quest'immagine, pubblicata poi il giorno dopo su tutti i quotidiani, Earthrise, così si chiama quest'immagine, diventerà un simbolo della fragilità del nostro pianeta, diventerà uno dei semi della nostra coscienza ambientale, della fragilità del nostro pianeta. Sì. E Anders riassumerà benissimo questa immagine dicendo: siamo venuti per studiare e scoprire la Luna e la cosa più importante che abbiamo scoperto è stata la Terra. Una bella chiusura, veramente mi faceva piacere citarla con te proprio perché so che volevi arrivare a questo punto. È stato un piacere averti ospite con noi. Ricordo ancora appunto il tuo libro Natale di Scienza, in cui riporti queste ed altre storie. Avevo citato anche Einstein e magari torneremo a parlarne ancora in futuro. Grazie Massimiano, è stato un piacere. Grazie a voi, piacere mio. Ancora buona serata e grazie a Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società presso l'Università di Trento, in collegamento con noi dalla sede RAI di Trento.